Innanzitutto le Buonasera, bentrovati a un nuovo appuntamento con l'Abruzzo del Pallone per parlare di questo weekend calcistico che oggi ha vissuto una domenica davvero importante in Serie B con la vittoria in extremis del Pescara allo Stadio Adriatico con un Eurogol di Sansovini al 92esimo. I biancazzurri hanno superato, e con merito bisogna dirlo, il Catania degli ex molto attesi Calaiò e soprattutto Maniero, ma quella di oggi è stata anche la giornata, era la giornata del grande derby in Lega Pro al Tommaso Fattori fra l'Aquila e Teramo, la gara che è terminata in parità senza reti ma non senza emozioni, con un pareggio che alla fine ovviamente ha accontentato di più la formazione biancorossa di Vincenzo Vivarini, che ha perso sì il primo posto in classifica ma che ha superato allo stesso tempo uno scoglio non da poco come quello aquilano. Per l'Aquila non era forse l'ultima spiaggia per quanto concerne il primato, la vetta della classifica, ma è chiaro che il pareggio di oggi rappresenta un passo indietro per i rossoblù, che avevano quasi l'obbligo di vincere per rientrare a pieno titolo nella zona altissima della classifica. L'Aquila è indietro rispetto alle squadre che sono ai primissimi posti, ma è anche vero che bisogna ricordare che i ragazzi di Zavettieri devono recuperare due gare, qualora dovessero vincere i match casalinghi del Fattori potrebbero tornare a sperare nel primo posto, che al momento resta però distante. Facendo un passo indietro, in Serie B ieri c'era stata la sconfitta della Virtus Lanciano al San Nicola di Bari 2-0 per i pugliesi, che hanno segnato due gol in pochi minuti, ipotecando poi la vittoria con un secondo tempo che ha visto il Lanciano poco brillante rispetto alle precedenti esibizioni. Poi parleremo ovviamente di Serie D, la giornata di oggi sicuramente importante per le abruzzesi agrodolce come spesso in questa stagione. Vedremo, anzi lo faremo quasi subito, i risultati di tutta la giornata calcistica, partendo dalla Serie A fino ad arrivare al campionato regionale di eccellenza, che qui è un torneo avvincente. Ma io prima vado a salutare e ringraziare gli ospiti che sono venuti questa sera negli studi di TV6. Saluto William Carosella, grazie William. Buonasera. Tra l'altro William, come Aldo Fattore, che vado a salutare e a ringraziare, li ringrazio doppiamente perché le partite sono finite da pochi minuti, e ci riferiamo a Pescara-Catania, pochi minuti, poco più di un'ora e mezza, Pescara-Catania e anche il derby del Tommaso Fattori, quindi ovviamente uscendo dallo stadio tra un motivo e l'altro, il traffico e tutto il resto, insomma non è stato facilissimo arrivare in tempo nei nostri studi per questa trasmissione. Dunque ringrazio doppiamente proprio William Carosella, Paolo, e Aldo Fattore. Sì. Mi fa piacere rincontrare un caro amico come William. Lo so. Sì, sono particolarmente, io stavo facendo... Siete stati grandi protagonisti negli anni passati di tantissime trasmissioni. Sì, come una passione chiaramente che è sempre presente, però avrei esordito col dire sono contento di essere vicino a Aldo, con cui abbiamo vissuto i momenti più belli sì, e più drammatici anche del calcio abruzzese e pescarese in particolare. No, ci mancherebbe. Allora, prima di entrare nel vivo della trasmissione, poi parleremo subito di questa vittoria del Pescara, ma dedicheremo grandissimo spazio, ovviamente non potrebbe essere diversamente, al derby, direi di andare a vedere i risultati della giornata calcistica partendo dal campionato di Serie A, che tra rinvii, posticipi ed anticipi ha visto in campo poche squadre nella giornata di oggi. Andiamo a vedere comunque i risultati. 24esima giornata, Cagliari-Inter, uno dei tanti posticipi,
Empoli batte Chievo Verona 3-0, importante vittoria dei ragazzi di Sarri in questa sfida salvezza. Fiorentina-Torino è l'altra gara che si deve ancora disputare. Verona-Roma 1-1, Juventus-Atalanta 2-1 giocata venerdì. Lazio batte Palermo 2-1, Milan batte Cesena 2-0, salva la panchina Pippo Inzaghi. Poi Napoli-Sassuolo, altra gara da disputare. Parma-Udinese è stata invece rinviata per i noti motivi, noti problemi che ci sono a Parma, mentre per il maltempo è stata rinviata a martedì la gara, il derby della Lanterna fra Sampdoria e Genoa. Vediamo dunque una classifica più che mai parziale, con la Juventus che comunque allunga sulla Roma, Juventus 57, Roma 48, Napoli 42, Lazio 40, Fiorentina 38, Genoa, Sampdoria 35. Vedete il Milan che ha 33 punti con il Palermo, si riporta in una zona di classifica più consona al suo blasone. Poi Inter e Torino 32, Sassuolo 29, Udinese 28, Empoli 27, Verona 25, Chievo Verona 24, Atalanta 23, poi la zona calda con il Cagliari a 20 punti, Cesena 16, Parma 10 punti, meno 1, altre penalizzazioni dovrebbero arrivare, senza contare la gara da recuperare allo stadio Tardini. E noi scendiamo di un gradino, andiamo a vedere i risultati del campionato di Serie B. In questo caso si sono giocate tutte le gare di questa 27esima giornata. Vediamo dunque cosa è accaduto a Brescia. Perugia batte Brescia 2-1, Carpi, Virtus Entella 0-0. A Cittadella, Bologna-Cittadella 1-0, Frosinone-Provercelli 3-2, Spezia-Modena 3-2, Ternana-Latina 0-2, Trapani-Varese 0-0, Vicenza batte Crotone 1-0, Bari-Virtus-Lanciano 2-0, Livorno-Avellino 0-1 e Pescara-Catania 1-0. Queste due gare si sono disputate questo pomeriggio, le altre come di consueto tra la giornata di ieri e poi venerdì sera, per quanto ha riguardato l'unico anticipo della giornata. Vediamo dunque la classifica del campionato cadetto. Tra l'altro vi ricordo che bisogna ancora recuperare una gara, quella fra Modena e Catania, non disputata qualche settimana fa per neve. Vediamo comunque al comando il Carpi con 52 punti, si avvicina il Bologna con 47, i Felsini hanno un punto di penalizzazione, tra l'altro hanno inoltrato ricorso, qualora dovesse essere accettato il Bologna si porterebbe a 4 punti dai cugini del Carpi. Dunque Carpi 52, Bologna 47, Avellino 45, Livorno-Vicenza 43. Guardate dove è arrivata la squadra biancorossa dell'ex tecnico del Pescara Pasquale Marino. Poi Frosinone 41, Spezia 39, Virtus Lanciano 37, Pescara e Perugia 36, Ternana 35, Bari, Provercelli, Trapani 33, Modena, Latina, Cittadella, Virtus Entella 30, Brescia 29, Catania, Varese 28, Crotone 25. Guardate dove si trova il Catania, che oggi è stato sconfitto allo stadio Adriatico, una corazzata quella siciliana che oggi ha conosciuto comunque una sconfitta meritata a nostro avviso al cospetto del Pescara. E vediamo il campionato di Lega Pro, i risultati del girone B: Sant'Arcangelo Tutto Cuoio 2-3, Ascoli Savona 1-0, Pontedera Pisa 0-0, Grande Derby Toscano, Grosseto Ancona 1-1, Pro Piacenza batte Reggiana 2-0, questa è un po' la sorpresa della giornata, Carrarese Lucchese 3-0, L'Aquila Teramo come dicevamo 0-0, Fattori, Pistoiese batte Forlì 2-1, Gubbio Prato 1-1, Spal San Marino 1-1. In classifica l'Ascoli approfitta del pareggio del Teramo per riportarsi da solo al comando con 50 punti, ma i biancorossi di Vivarini sono a due lunghezze 48, poi Reggiana e Pisa 44, L'Aquila Ancona 38, Pontedera 36, Carrarese Grosseto Pistoiese 33, Gubbio Spal 32, Tutto Cuoio Lucchese 31, Prato 29, Forlì 28, Savona 27, Sant'Arcangelo 26, Pro Piacenza 22, San Marino 20. Sì, la Spal sta giocando adesso perché è cominciata alle 18. Sì, la Spal sta giocando adesso, quindi hai fatto bene a ricordarmelo, e quindi dovremo vedere quale sarà il risultato finale di questa gara. E tra l'altro vi ricordo che domenica prossima, a proposito di Spal, ci sarà proprio al Guido Bonolis di Teramo la sfida fra i biancorossi e la Spal. Vediamo dunque, scendiamo ancora di un gradino, passiamo alla Serie D, il girone F, 23esima giornata. Alma Juve Fano batte Olimpia Agnonese 4-1, ha scoppito Maceratese capolista che supera la Miternina per 1-0, Campobasso Recanatese 1-0, nel derby abruzzese
A Celano, Giulianova Celano 2-0, non è servito il cambio di panchina ai marsicani per invertire la rotta. Poi Civitanovese, Castelfidardo 1-1, Fermana batte Matelica 3-1, pesante KO del Chieti Aiesi 4-0 per la formazione di casa. Poi San Nicolò, Bispesaro 1-1, Termoli, San Benedettese 2-2. Vediamo anche in questo caso la classifica con la Maceratese sempre capolista indisturbata di questo girone F con 55 punti, Fano a meno 8, 47, Campobasso 43, San Benedettese 42, Civitanovese 40, Matelica 39. Dire che questo è un campionato che parla marchigiano e dire poco. Chieti 34, Jesina 33, San Nicolò 32, poi Fermana 30, Giulianova 27, Recanatese 26, Amiternina 23, Castelfidardo 22, Olimpia Agnonese 19, Termoli 17, Vispesaro 15, chiude il Celano da solo all'ultimo posto con 14 punti, vi ricordo in settimana l'esonero di Pasquale Luiso. E siamo al campionato regionale di eccellenza, in questo caso si è giocata la giornata numero 26, Acqua e Sapone, San Salvo 2-2, Alba Adriatica batte Montorio 88-5-3, Avezzano Vasto Marina 5-0, Cupello Angolana 2-1, Francavilla Capistrello 0-0, Miglianico Martinsicuro 0-0, Sulmona Pineto 2-2, Vastese batte Paterno 2-1, e questo è un risultato clamoroso perché il Paterno era alla vigilia di questa giornata in testa alla classifica, classifica che vede un nuovo ribaltone in testa perché ora al comando c'è l'Avezzano con 52 punti, Paterno 50, Francavilla 49, San Salvo 42, Torrese e Angolana, Renato Curi 41, Cupello, Pineto 37, Vastese e Miglianico 35, Martinsicuro 31, Montorio 30, Capistrello 25, Acqua e Sapone 24, Alba Adriatica 23, Vasto Marina 13, chiude il Sulmona con 8 punti. Io vado a chiedere subito a William Carosella che pomeriggio è stato quello di oggi allo stadio Adriatico, eravamo proprio gomito a gomito nella tribuna stampa, sì, di Giovanni Paolo. Cornacchia, è stato un bel pomeriggio per quanto riguarda i colori bianco-azzurri, sì, vittoria insperata. Molto emozionante, chi non è venuto allo stadio penso che si sia pentito perché abbiamo vissuto veramente dei momenti molto ma molto emozionanti. È stata una partita che poteva finire in tutte le maniere, perché c'è stata anche quella decisione dell'arbitro del guardalini di annullare il gol nostro di Biagio. Tra l'altro permettimi di dire che nel servizio che abbiamo montato sulle immagini fornite dalla Lega, neanche a dirlo, ma non vuole essere una polemica ma una constatazione di fatto, non c'è l'azione che riguarda il gol annullato a Bjarnason, gol che a nostro avviso era regolare perché sul tocco del giocatore islandese c'è stata la deviazione di Mazzotta e dunque sarebbe stato un gol regolare. Il gol non lo possiamo rivedere perché nelle immagini che ci sono state fornite dalla Lega questa azione non è stata riportata, chissà perché. Scusami William. Chissà perché. Allora Paolo, è stata una partita, ripeto, emozionante, vinta dal Pescara meritatamente, perché noi siamo stati sempre un po' critici nei riguardi di questi ragazzi e dell'allenatore quando magari si disputano partite come quelle di sabato scorso, e quindi è ovvio che c'è un po' di malumore. Però oggi il Pescara mi è piaciuto perché ha espresso quella volontà a cui faceva riferimento anche lo stesso Baroni, che è necessario in tutte le partite. Noi praticamente non abbiamo sempre fatto partite molto con un grande impegno, però devo dire che è stato un Pescara, per riassumere il tutto, da 9, anche 9 perché sono 9 le vittorie, 9 i pareggi, 9 le sconfitte. Quindi un campionato all'insegna del 9 fino, sì, a questo momento. Un campionato all'insegna del 9, e penso che oggi, anche se c'è voluto un Sansovini che ha inventato quel missile che si è... Tra poco lo vedremo. Che gol ha segnato Marco Sansovini? È straordinario, su un errore. Poi alla fine della partita, ripeto, anche il Catania ha avuto una grossissima occasione per andare in vantaggio. Prima del gol di Sansovini. Certo, poco prima. Eravamo nei minuti di recupero con Martigno che ha sparato fuori davanti a Fiorillo, sì, e quindi invece Sansovini ha regalato questa vittoria
che ci mette un pochino più in tranquillità, anche se il campionato sta, diciamo, esprimendo i valori delle varie squadre. Il Catania non è una squadra che può andare ai play-off. Oggi ha deluso, diciamolo. Oggi ha deluso, io l'ho visto in alcune occasioni, insomma, anche sabato scorso non è che abbia perdeva, ha pareggiato all'ultimo minuto, diciamo. È una squadra con uomini validi, con tanti grossi nomi, ma sì, ma poi si vedeva che era macchinosa, una squadra macchinosa con due attaccanti, Calaiò e Maniero, senza, da chi l'ha visto oggi? Sì, l'ha visto? Senza che avessero ricevuto un solo pallone giocabile, quindi, e noi di contro invece, anche per assurdo, abbiamo giocato meglio in 10 che non in 11. E ripeto, anche grazie all'atteggiamento tattico del Catania, che praticamente era quasi nullo. Aldo, intanto vi ricordo il numero per i vostri sms: 392-62-37-060 per interloquire con noi, fare domande, curiosità, parlare proprio della giornata calcistica di oggi, ma anche di quella di ieri. Aldo, diceva William, Pescara meglio in 10 contro 11, direi che è stato così, però nel calcio accade spesso che in 10 si gioca meglio che in 11, però oggi, al di là dell'aspetto del computo numerico, insomma, il Pescara ha dimostrato, ci ha messo quel cuore, quella cattiveria che probabilmente in altre occasioni noi non avevamo visto, sei d'accordo? Sì, però ti volevo dire una cosa, inizialmente sembrava una partita alla camomilla, poi qui mette una tirata d'orecchie Pasquato ha voluto fare il protagonista in negativo, perché io l'ho vista a Sky la partita, poteva tranquillamente evitare di protestare, già c'era stato un momento prima. È stato ingenuo. Molto ingenuo, però lì la società deve, secondo me, deve intervenire pesantemente, perché il ragazzo va punito, perché non è possibile in un momento così delicato per il campionato del Pescara. Poi da quel momento in poi il primo tempo è andato avanti tranquillamente, dopo il secondo tempo è venuto fuori il Pescara e mi piace sottolineare la prestazione di due persone. La prestazione di Bjarnason, che è stata veramente un'ottima prestazione, e il centrale difensivo Salamon, che poi ascolteremo. Non mi è piaciuto tanto oggi Memusciai, è stato molto, però ripeto, come hai detto te, ha messo da parte il cuore, oggi ha vinto, e tant'è che abbiamo preso prima una traversa con Bjarnason, che era gol, un'azione bellissima oltretutto. Sì, c'è stata forse anche una deviazione di un giocatore impercettibile che sì, però ha determinato. E poi c'è stato questo gran gol di Sansovini, e Sansovini non si smette. E Sansovini, Aldo, scusami, non so se sei d'accordo, oggi non ha fatto rimpiangere Maniero. No, guarda, posso dire una cosa? Ecco, volevo allacciarmi al discorso. Oggi la grandissima delusione, al di là del fatto che Pescara abbia vinto meritamente, è stato il Catania. 28 gol in due, Maniero e Calaiò. Sì, ma se tu pensi, a parte stavano laggiù, sì, ma il Catania, per me, guarda, è una squadra, onestamente, merita il posto in classifica. Non so se sei d'accordo, William. Cioè, l'ho detto prima. Hanno sbagliato. Il gol di Sansovini, se ci vai a pensare, è una palla loro, l'ha persa, gli ha rubato Sansovini, sì, e ha fatto quel gol capolavoro. Però ha meritato la sconfitta, una squadra che non ha dimostrato assolutamente nulla e non la vedo. È una squadra che è costata nel mercato di gennaio parecchi milioni di euro. Non vorrei che si ripetesse il fenomeno Parma in Serie B, il fenomeno Parma, perché no? Ma è successo a tantissime squadre. Poi tra l'altro, William, oggi c'erano quattro ex giocatori del Pescara, perché oltre a Calaiò e Maniero c'erano Mazzotta e Schiavi. Sì, ma vedi come il calcio nel calcio è bellissimo, perché hanno tutti ragione e tutti torto. Quando è stato sostituito Melchiori da Sansovini è stata una bordata di fischi, una cosa incredibile, anche se io, nel momento in cui si stava scaldando Sansovini, proprio dicevamo fra di noi, al posto di chi? Di Melchiori, perché negli ultimi 10 minuti Baroni stava in una confusione. Oggi la vittoria di oggi è stata anche la vittoria di Baroni, perché la sostituzione è stata decisiva. Lui fa sostituzione. No, perché Baroni lo critichiamo sempre. Le sostituzioni, quando fa qualcosa, quando fa delle sostituzioni importanti, vedi, e positive, bisogna dirlo però. Guarda, siccome lui fa, stavolta ci ha azzeccato, sai perché? Perché fa le sostituzioni ruolo per ruolo. Però quando contro la Vellina
Avellino noi abbiamo pareggiato, una partita veramente da vincere, da stravincere, perché l'Avellino in 10, tutti arroccati in difesa, non era stato, non ha fatto entrare, ha continuato a giocare a 4 dietro, quindi queste mosse diciamo quasi cervellotiche in alcuni casi, come Galeone che contro la Fermana rientrò in campo con 3 sostituzioni proprio nel secondo tempo, ti ricordi? Sì, no? Sì, sì. Perdevamo con la Fermana di Iaconi. Sì. Quella è una cosa geniale, le genialità, e sicuramente fanno bene anche al calcio, perché poi capisci. E oggi la sostituzione di Sansovini è stata decisiva, sì, Anto. Tu lo sai che io Baroni l'ho sempre difeso e continuo a difenderlo. Anche l'anno scorso, quando era Lanciano, però Baroni si esprimeva molto bene fuori casa, tant'è che ha vinto 6 partite fuori casa e faceva fatica in casa. Balbettava in casa. E qui, che non so se ricordi. Sì, 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 beh. E quindi fuori casa, esclusa la partita di Latina, secondo me il Pescara ha sempre fatto la sua partita in casa, aveva deluso. Ma anche oggi, se vedi le prime mezz'ora, veramente, io c'avevo un amico che era venuto a vedere la partita a casa mia, ma però detto, dammi nel secondo un caffè tempo, che mi sto addormentando. Nel secondo tempo si è visto un grande Pescara. Secondo tempo sì, mi è piaciuto tanto. E io direi che, visto che ne abbiamo parlato, lo stiamo facendo, di andare a vedere le immagini, il servizio che abbiamo realizzato tra l'altro a tempo di record, visto che alle 6 eravamo ancora in collegamento diretto nel corso di Diretta Stadio dall'Adriatico nella trasmissione di Alfredo Giovannozzi, e ringrazio anche Claudio Di Giacomo che in pochissimi minuti è riuscito a montare questo servizio sulla vittoria del Pescara. Pescara batte Catania 1-0. Con un eurogol del figlior prodigo Marco Sansovini al 92esimo, il Pescara in 10 per oltre un'ora supera e con merito il Catania, conquistando 3 punti di inestimabile valore. Una vittoria che riconcilia la squadra con i tifosi e che riavvicina il Delfino alla zona playoff, alla vigilia della gara di Chiavari con la Virtus Entella. Nella sfida con i deludenti etnei, i biancazzurri hanno giocato con cuore e testa, tessendo la tela rossa-azzurra piano piano fino alla zampata vincente del sindaco. E al triplice fischio finale del contestato Pairetto è esplosa la festa dei tifosi biancazzurri che, dopo tanti bocconi amari ingoiati allo stadio Adriatico, hanno potuto finalmente gustare il sapore dolce dei 3 punti. Dinanzi a circa 6.000 spettatori, Pescara e Catania si sono date battaglia senza esclusione di colpi. Dopo una fase equilibrata al decimo, il Pescara a farsi vedere dalle parti di Gillet con un tiro cross di Zampano controllato dall'estremo siciliano. La risposta ospite è affidata ad Emanuele Calaiò, che però è anticipato da Fiorillo. Le due squadre premono, ma con i due portieri che non devono certo compiere gli straordinari. Il Pescara mostra però una maggiore cattiveria agonistica al cospetto di un Catania grandi firme ma poco efficace. Al 21esimo è così la squadra biancazzurra a farsi vedere nuovamente in avanti con Matteo Politano, che dopo un controllo elegante chiama alla parata a terra Gillet. Il veleno arriva sul finale di tempo. Pasquato viene infatti prima ammonito per un normale fallo di gioco e poi innervosito va a dire qualcosa a Pairetto, che estrae il rosso diretto all'ex modenese, che viene così espulso. Il Pescara resta in 10 per oltre 50 minuti, ma in pochi si accorgeranno dell'inferiorità numerica. La ripresa si apre al primo con una mischia furibonda in area siciliana con il cross di Politano, che vede arrivare con un attimo di ritardo Memusciai e Bjarnason all'appuntamento con il pallone. Al quarto d'ora Dario Marcolin, tecnico dei siciliani, richiama in panchina un opaco Maniero ignorato dal pubblico e mandando in campo Castro, che si rende pericoloso al 19esimo chiamando Vincenzo Fiorillo ad un quasi miracolo. Ma il Pescara ad avere la più ghiotta delle occasioni con la traversa clamorosa colpita da Bikir Bjarnason dopo una bella azione di prepotenza di Federico Melchiorri. La porta etnea sembra stregata per il Pescara, visto che al 38esimo l'albanese Memusciai manca clamorosamente il vantaggio da ottima posizione. Dall'altra parte Martigno non è da meno, divorandosi al 46esimo il vantaggio tutto solo dinanzi all'estremo biancazzurro. E così scatta inesorabile la dura legge del calcio. Gol mangiato, gol subito, con la prodezza balistica di Marco Sansovini che abbatte la porta di Gillet al 92esimo, correndo poi sotto la curva nord a festeggiare con i suoi tifosi. Il sindaco è tornato, la Virtus Entella, sua ex squadra, è avvisata.
Che gran gol, Aldo, tu, ma non solo tu, anche noi allo stadio, dopo qualche frazione di secondo, io ero convinto non ancora avesse avevamo preso capito se il pallone fosse entrato oppure no, perché è riuscito subito. Che avesse preso la traversa, e sì, ho detto guarda che sfortuna. Comunque non è la prima volta che Sansovini fa di questi gol. È stato un gran gol, lui ha anche un piede sopraffino. Lo sappiamo. Non ha segnato oggi, solo gol, diciamo, da rapinatore di area di rigore. Ho sentito a Sky che oggi praticamente diventa il terzo marcatore di sempre alle spalle di Tonto Donati e Giampaolo. Giampaolo, sì, ha raggiunto mi pare, gol. Michele Gelsi. Non 48 gol segnati con la maglia del Pescara. Mi sbaglio o no? Sì, sì, no, il terzo Gelsi, miglior marcatore della storia quindi del Pescara. Quindi sono veramente contento. Allora, siamo in addirittura d'arrivo per quanto riguarda la prima pausa pubblicitaria. Ci fermiamo, poi torneremo in studio, ascolteremo subito le impressioni del tecnico del Catania, Dario Marcolini, e poi andremo ad ascoltare anche quelle in casa biancazzurra. With me. Come with me. Di nuovo in studio per la seconda parte dell'Abruzzo del pallone. Diceva Aldo Fattore prima, durante la pubblicità, a Lanciano il Catania doveva perdere 6-0. Bisogna dire, Aldo, che a Marcolin le abruzzesi non portano granché fortuna, perché il Catania di Marcolin è stato sconfitto a Lanciano ed è stato sconfitto a Pescara. Ma comunque posso dire che Marcolin, per me, io dico, sì, effettivamente ha perso a Lanciano, ha perso a Pescara, però con quella squadra non credo che lì sia questione di allenatori. Secondo me sono giocatori che... Io scusami, oggi ho avuto l'impressione anche di un Catania un po' presuntuoso. No, ma secondo me c'è una grandissima presunzione. Il fatto che loro abbiano giocato in Serie A, la maggior parte hanno giocato in Serie A, e pensano che tutto sia dovuto. Noi siamo dei superassi. Superficiali. Tra l'altro, credo di non sbagliarmi, il Catania è una delle squadre che ha preso, forse in Serie B ha avuto più rigori a favore, comunque ne ha avuti tanti. Sì, ma comunque sia, ti dico, è una squadra che per me ogni volta che la vedo è estremamente erudente. Forse l'ho vista un po' non male col Crotone, ma era in svantaggio, per cui doveva comunque attaccare, e ha pareggiato all'ultimo minuto. Mi aspettavo onestamente con gli innesti molto costosi, di più, non qualcosa di più, molto costosi, di più, credo. Innesti costosi, Maniero, quello del Bari, Ciaudone. Insomma, a proposito di Maniero, oggi sarebbe stato interessante ascoltare al 91esimo Maniero non è venuto negli spogliatoi, perché il Catania ha mandato solo l'allenatore Marcolin, che noi andiamo ad ascoltare nell'intervista che ci ha rilasciato proprio negli spogliatoi dello Stadio Adriatico. Mister, si attendeva forse qualcosa in più lei da Calaiò e Maniero, che hanno avuto, è vero, pochi palloni giocabili, però hanno fatto un po' poco probabilmente per gli standard a cui hanno abituato i tifosi siciliani. Ma sai qual è il problema vero e proprio che sto notando dopo le prime partite che abbiamo fatto noi? Che comunque adesso che gli avversari ti conoscono, ti riconoscono che hai due attaccanti importanti, comunque hanno un'attenzione particolare, a volte anche nell'atteggiamento tattico gli allenatori cercano di chiuderti le giocate verso di loro, quindi non è facile tante volte per loro. Maniero poi io l'ho sostituito perché era già stato ammonito e per lui questa era una partita particolare, quindi non volevo cercare di rimanere con 10 contro 10, quindi è stata un po' questa, perché la prestazione l'ha fatta buona, ha fatto la differenza questo gran gol di Sansovini. Io ero un mancino quando giocavo, quando ho visto partire la palla, lui che si è coordinato, ha calciato molto bene, fa la differenza. Sai, nel calcio si dice gol sbagliato e gol subito, se Martigno 2 minuti prima faceva il gol magari non stavamo qua a parlare di un'altra partita, però questo è il calcio, dobbiamo prendere atto e la prossima volta essere magari un pochino più cattivi. Queste le dichiarazioni del tecnico siciliano Marcolin. Tra poco ascolteremo il match winner di questo pomeriggio dello Stadio Adriatico, Marco Sansovini. Io, William, direi di volgere già lo sguardo al prossimo turno, anche perché tra poco dovremo parlare anche del Lanciano. Prima ascolteremo Sansovini, tra poco vedremo anche qualche messaggio. Sabato c'è subito questa gara, questa verifica importante a Chiavari contro la Virtus Entella con cui giocava fino a qualche settimana fa Marco Sansovini. Scherzi del calendario.
Certo. Ecco il prossimo turno, Maurizio Daqui, che ci inquadra prontamente le gare della 28ª giornata. Il mercato di gennaio, diciamo, procura delle situazioni veramente molte volte imbarazzanti, perché Sansovini magari il prossimo turno fa gol e quindi sarebbe una cosa molto, molto simpatica, specialmente per certo noi. Certo che Pasquato è stato espulso, Pescara, sarà squalificato, allora, sarà sì. Dura per Baroni tenere fuori Sansovini a Chiavari sabato. Ma io credo che debba giocare Sansovini, ecco appunto stavo dicendo, anche perché è un ex che non si emoziona tanto, per cui non va molto per il sottile. Esatto. Aldo, è un professionista serio, Sansovini lo conosciamo, certo. E poi io sono contento che oggi abbia fatto gol, quell'Eurogol. Sotto la sua curva. Perché qualcuno aveva criticato diciamo, il ritorno di Sansovini, perché qualcuno aveva detto... fare l'assessore. Tu dici qualcuno, io dico più di qualcuno. Perciò appunto. Aldo, a proposito di Entella, Virtus Entella, Sansovini sarà l'ex da parte biancazzurra, però nell'Entella ci giocano due ex biancazzurri che abbiamo avuto a Pescara fino a qualche mese fa, Sforzini e Cutolo. Sforzini qualche gol quest'anno lo ha segnato con l'Entella, Cutolo fino a quando era stato a Livorno aveva fatto molto bene, infatti ha destato perplessità la cessione di Cutolo dal Livorno all'Entella. Ma guarda, ti posso dire una cosa, personalmente Cutolo è un giocatore che non mi è mai piaciuto, cioè, l'unica cosa che ha fatto alla grande Cutolo, se ricordiamo quando era a Crotone, ha fatto un grandissimo campionato. Dopodiché non si è più ripetuto, ha giocato a Padova, è stato un fallimento, è venuto a Pescara, non ha lasciato, si può dire, traccia. Però quest'anno ha segnato credo 5-6 gol. Sì, ma il fatto che però era un giocatore che, cioè, per me ha dei grossi numeri, però tutto fine a se stesso, secondo me. Giocatore incostante. E quindi, certo, comunque sia, l'ex si dice che ha sempre, guarda di Alex, ha sempre il dente avvelenato, ma io in questo momento voglio pensare che il dente avvelenato ce l'abbia Alex dalla parte del Pescara. Eh beh, certo. Ovvero anche perché Sansovini, domenica scorsa, in una partita bruttissima fatta in Pescara, alla fine ha avuto la palla per pareggiare la partita. Quella palla, sì. Per cui aveva un conto in sospeso e oggi si è rifatto. Allora, in attesa di ascoltare l'intervista di Marco Sansovini, anzi eccola, è pronta, quindi io volevo passare a Lanciano per poi tornare su Sansovini, ma l'intervista è pronta, dunque andiamo ad ascoltare Marco Sansovini, detto il sindaco, l'autore del gol che ha regalato al Pescara i tre punti. Meritati, perché comunque abbiamo sofferto, sapevamo di incontrare una squadra forte, ha dimostrato, i giocatori non li conosciamo, cioè li conoscono tutti quanti. La difficoltà maggiore poi chiaramente è stata anche restare in 10, però abbiamo retto in fase difensiva molto bene, siamo stati molto chiusi e determinati nel difendere. Quando avevamo palla abbiamo attaccato consapevoli e tranquilli, sembrava quasi che fossimo in parità numerica, penso che questo abbia fatto la differenza. Marco, che cosa hai provato quando hai capito e hai visto che il pallone era entrato in rete? È un gol che vale una liberazione anche per te. Amarezza. No, vabbè, ma non si può descrivere, che mille cose pensi. Sei corso sotto la tua curva, la curva nord. Sì, beh, certo, ero di strada, quindi vabbè, ma l'affetto dei tifosi del Pescara nei miei confronti è noto, quindi non è che lo scopro adesso, mi riempie d'orgoglio ogni volta, però il capitano intanto è Memusciaio ed è giusto che sia lui e io non ambisco intanto a fare il capitano, assolutamente. Sono detto anche prima, quanti siamo? 26, credo che siamo. Sono un 26esimo, un 27esimo della rosa del Pescara, punto e basta. Marco, si guarda già al futuro, guarda caso, ironia del calendario, sabato prossimo ci sarà questa partita a Chiavari contro la Virtus Entella con cui hai giocato fino a qualche giorno fa. Sì, sarà una partita stile Latina, perché l'Entella, a parte che si è anche rinforzata ultimamente, poi a Chiavari... È un ambiente particolare, da una parte è molto soft, però da una parte il campo è molto piccolo e loro sono una squadra estremamente aggressiva, fa dell'aggressività, della determinazione i punti cardine, quindi sarà una battaglia e non dobbiamo mollare un centimetro lì.
Queste le dichiarazioni di Marco Sansovini, ovviamente euforico per il gol segnato oggi. Chiudiamo il capitolo Pescara per riaprirlo eventualmente poi nella lettura dei messaggi, e apriamo invece quello relativo a Lanciano. Lanciano battuto per 2-0 ieri al San Nicola di Bari. Buona prestazione solo in parte per i rossoneri, che hanno pagato a caro prezzo alcune ingenuità difensive e anche qualche errore di troppo in avanti. Andiamo subito dunque a vedere il servizio che abbiamo realizzato sulla partita giocata in terra di Puglia, con il Bari vittorioso per 2-0 sulla Virtus. Una delle più brutte Virtus Lanciano stagionali cade inesorabilmente a Bari. Il 2-0 è un verdetto giusto per una squadra che, come il tecnico D'Aversa ha spiegato nel dopogara, non è praticamente scesa in campo. E così lo stadio San Nicola resta un tabù per i frentani, che se nei due precedenti avevano di che recriminare, questa volta non possono che prendersela con se stessi. C'è una sola novità nella Virtus rispetto a quella che ha steso il Brescia: Amenta al posto di Ferrario. Tanti cambi per Nicola, difesa a 4 con Rinaudo e Contini centrali, tridente offensivo con Ebagua, Galano e Kingsley Boateng. Proprio quest'ultimo è una spina nel fianco della retroguardia rossonera, tanto che dopo un tentativo iniziale di Gatto, proprio un'accelerazione dell'attaccante ganese ex Milan produce il primo strappo ad una partita fin lì con zero emozioni, ma dove è evidente la maggior motivazione e voglia di vincere dei galletti. Il pallone di Boateng è gestito bene da Cristian Galano, che si gira e con un sinistro preciso prende in controtempo Aridità, che non ci arriva. Terzo gol stagionale per l'attaccante barese. La Virtus è sempre sottotono, il Bari invece coglie l'attimo e dopo 5 minuti raddoppia. Azione insistita sugli sviluppi di un corner, traversone di Bellomo che Mammarella respinge dalle parti di Donati, controllo e sinistro chirurgico che bacia il palo e si insacca dopo essere passata tra una selva di gambe. Virtus KO in 37 minuti, anche grazie al secondo gol stagionale dell'esperto centrocampista. La ripresa non muta il cliché, la Virtus non c'è, il Bari prova a infierire col solito Boateng, Donati in posizione di centravanti liscia, poi Bellomo calcia fuori. D'Aversa non può che far ricorso alla panchina dopo il quarto d'ora, fuori Vastola e Monachello, dentro Grossi e Cerri. Proprio il ritorno del centravanti di proprietà del Parma è l'unica nota lieta della serata, perché la partita è sempre in mano al Bari, che si rende pericoloso con i tentativi di Ebagua prima e lo scatenato Boateng dopo. Aridità attento, il ganese stremato chiama il cambio, finale condito da una espulsione per parte, sempre per doppio giallo. Prima tocca a Paolo Grossi, che rischia anche di procurare un rigore all'85esimo. A inizio recupero cartellino rosso anche per Schiattarella. Sempre nel recupero l'ex Guarna può sporcarsi i guanti alzando il siluro di Turchi, entrato al posto di Di Cecco. Per il Lanciano, ora finito al limite della zona playoff, è e resta una serataccia da cancellare al più presto sabato prossimo, quando al Biondi arriverà il Cittadella. Purtroppo stasera si ha vinto la squadra che questa sera ha avuto più determinazione, più cattiveria e più voglia nella ricerca del risultato. Lei in attacco ha cambiato tutto quello che si poteva cambiare, Tiam di fascia, ha operato delle sostituzioni, ha giocato Cerri, prima partita vera dopo l'infortunio, però alla fine il dato forse un po' preoccupante è che Lanciano non ha mai collezionato tiri nello specchio della porta. Ma solo uno nel finale con Turchi, però a parte il fatto di aver ottenuto circa 10 calci d'angolo, sì, però come dice lei giustamente, a prescindere anche il cambio del modulo, il cambiamento di alcuni giocatori, e si è fatto poco. Queste le dichiarazioni di D'Aversa, ovviamente deluso da questa sconfitta. Non è stato il miglior Lanciano. Aldo, forse l'unica nota positiva è il ritorno in campo di Cerri. L'unica nota positiva. Comunque tu sei stato molto buono con Lanciano. Ieri Lanciano era fisicamente a Bari, ma con la testa erano rimasti a Lanciano. Io non ricordo in Serie B una partita così brutta, neanche il 5-1 di Padova dell'anno scorso, il 5-1 con il Frosinone. Una partita dove il Lanciano è stato completamente assente e ha giocato contro un piccolo Bari, attenzione, non è che ha giocato contro un Bari che ha fatto una grande prestazione. I gol sono stati frutto di errori. Però il Bari ha una squadra... E il Bari è un'altra squadra come il Catania. Come il Catania, niente, quello volevo dire. Insomma, una squadra, grandi firme, grandi nomi. È una squadra che sa solo grandi nomi e basta. Effettivamente la partita di ieri è stata una delusione totale. E poi c'è stato un altro atteggiamento da censurare. Come parlavamo di Pasquato a Pescara, ieri Grossi è entrato, ammonito, mancano pochi minuti alla fine. Perché fai quell'intervento da
secondo giallo e espulsione. Ecco, queste sono le cose, considerando che il centrocampo sono contati, no? Quindi Grossi poteva dare un po' di respiro, si è fatto espellere e quindi adesso c'è una partita tosta contro il Cittadella. Però volevo dirti una cosa, io sono soddisfatto di quello che ha fatto fino adesso il Lanciano, perché quando sono venuto da te aveva giocato e vinto a Cittadella, sì. E dissi proprio qui 3-2. Mi va bene 3-2, mi va bene così, perché se il Lanciano dovesse fare 10 punti ogni 7 partite vuol dire che ne chiude a 60 punti. Il giorno d'andata 21 partite 30 punti. Adesso 6 partite ha fatto 7 punti. Se dovesse battere il Cittadella fa 10 punti e fa gli stessi punti il giorno d'andata. Però non, queste prestazioni deve evitarle di fare, perché veramente sono brutte. Una brutta, brutta giornata è stata quella di ieri. A proposito, sì, vabbè, sono anche tabù. Sono a Bari poi un campo tabù, sì. Un campo tabù. Non solo per il Lanciano, anche per il Pescara. Certo. A proposito, sabato c'è Lanciano Cittadella. Tu, William, avevi Cittadella visto due settimane fa il Cittadella proprio a Pescara. Giocò una grande gara. Un calcio veramente. Pescara pareggiò al 95esimo con Bjarnason. Sì, il Cittadella. Ma il Cittadella proprio. Il Pescara è un tabù per il Cittadella, perché anche quando c'era Zeman, sì. Ci fece veramente passare. Pescara vinse 1-0, ma il Cittadella si divorò qualcosa come 7-8 occasioni da rete. Ma te lo ricordi il giocatore? Sì. Ma. Si mangiò 4-5 gol davanti a porta vuota. E sfortunato Foscarini. E io dico che quando bisognava scegliere l'allenatore, ma perché Foscarini no? E a Foscarini facemmo questa domanda proprio due settimane fa quando venne a Pescara. Però una domanda è lecita, William. Perché Foscarini, ogni anno si parla di Foscarini come un allenatore che potrebbe andare a guidare una grossa squadra e non ci va? Perché, voglio dire... Non credo che Foscarini, se dovesse avere una chiamata gioca da una grande... bene la squadra di Foscarini. Non credo che lui voglia rimanere a vita a Cittadella. Evidentemente, forse, chi dovrebbe credere in Foscarini non ci crede fino in fondo. Per me questa è una domanda alla quale non possiamo rispondere, perché io non capisco i motivi. Mi meraviglio che Foscarini non vada ad allenare una grossa squadra. Sarà il carattere, non lo so, ci sono motivi che non conosciamo. Io però per quanto riguarda la conduzione della squadra, il Cittadella è da anni che gioca bene, un gioca bel bene. Calcio, un buon calcio, e poi... non ha pressioni, non ha una piazza esigente, certo, però insomma, i giocatori che lancia, i vari Ardemagni senza... certo. Comunque un uomo, secondo me, è estremamente innamorato del proprio lavoro. E c'ha un grosso handicap, che è troppo modesto, se no come allenatore penso che sia forse il più bravo della categoria. Sì, ma io credo che sia anche un merito il fatto di essere certo, modesto. No, ma delle volte come allenatore. Però questo è il decimo anno l'undicesimo, mi pare. O l'undicesimo, è di gran lunga l'allenatore che allena di più su una stessa panchina nei campionati sì. professionistici. Però tutti e non si è costoso, chiedono, non è costoso, ma tutti si chiedono perché Foscarini continui a rinviare il grande salto verso una big. Sì, evidentemente può darsi che ci sia anche una componente, diciamo, una scelta personale di voler stare a Cittadella. Ecco, quello potrebbe essere un motivo valido, nel senso che ci vuole anche un po' di coraggio ad allenare, a mettersi in gioco, in discussione, in una piazza, in gioco, in discussione, quando lì è amato, dove ci sono più pressioni, è amato, lavoro, rispettato, amato, si diverte a far giocare la squadra in maniera brillante. E, ripeto, noi il pareggio con il Cittadella l'abbiamo veramente acciuffato proprio all'ultimo respiro. Sì, ma ieri col Bologna non ha fatto un partitone Cittadella, però ha perso. Aperto per Bologna. Bologna, insomma, vabbè, Bologna possono vincere 6. Il Lanciano, per esempio, io sono convinto che sabato. Beh, il Lanciano in casa è comunque una squadra che voglio dire è difficile per ma tutti poi, da affrontare. Lo sarà probabilmente anche per il Cittadella. Il Lanciano dimostra di avere una propria identità. E praticamente una squadra che non si abbatte sicuramente alla prima sconfitta e poi va fuori casa, magari va a vincere. Cioè, voglio dire, è una squadra che fa un onesto campionato, perché chiaramente squadre migliori ci sono del Lanciano, anche del Pescara stesso, no? Quindi io credo che il campionato
se il Carpi continua con questo passo, diciamo, va in Serie A. Però c'è il Bologna poi che... Una squadra... Si chiama Bologna. Si chiama Bologna. Comunque, allora, sì. La forza del Lanciano è anche avere tanti giocatori che hanno un senso di appartenenza. Oggi quando Sansovini ha fatto il gol, sa perché mi ha fatto piacere? È andato verso il pubblico indicando... E lui è l'unico giocatore che ha questa nel Pescara che sente la maglia. E questo è uno dei pochi giocatori che a Pescara... Sì, ha giocato tanti anni con noi. È importante. Lo chiamano il sindaco. Ma la non cosa è un bella caso. Paolo, non so se ci avete fatto caso, quando ha tirato quel missile che si è andato a ficcare nell'incrocio dei pali, lui si è messo le mani... Perché aveva pensato di aver colpito la traversa. No, tu dici... Andava verso la curva e però dice, forse in una frazione di secondo lui ha avuto un attimo, ha detto ma non vorrei che questo pallone ha colpito la traversa. Invece comunque è stato bellissimo che proprio il gol di oggi l'abbia segnato lui. Allora noi chiudiamo il discorso relativo alla Serie B, apriamo quello doveroso relativo alla Lega Pro, perché oggi si è giocato un gran derby con un gran pubblico e grande correttezza, bisogna dirlo, sugli spalti del Tommaso Fattori, 0-0 fra L'Aquila e Teramo, in una gara comunque ben giocata dalle due formazioni. Il nostro inviato oggi al Fattori era Andrea Costantini, possiamo andare a vedere il servizio che ha realizzato su questo derby del Gran Sasso. Finisce senza vincitori né vinti l'atteso derby di Lega Pro tra L'Aquila e Teramo. Primo tempo con pochi spunti, la partita sale di livello nella ripresa quando le due squadre hanno avuto le occasioni migliori per portare a casa i tre punti. Alla fine il verdetto è complessivamente giusto, anche se L'Aquila ha spinto di più nel finale, ma era forse la squadra che più aveva bisogno dell'intera posta. Alla fine hanno prevalso le difese, poca gloria per gli attacchi, anche se la bestia nera San Domenico da una parte e la Padula dall'altra hanno avuto i match ball. Atmosfera delle grandi occasioni al Fattori, inoltre 600 i tifosi giunti da Teramo, un po' di sfottò, ma pomeriggio tranquillo sotto il profilo dell'ordine pubblico. Zavettieri sceglie Triarico per lo squalificato Pedrelli, Pozzebon centravanti, tribuna per Virdis, Vivarini ripropone Scipioni per Brugaletta e conferma il solito assetto. L'Aquila parte forte con grande intensità, ma il Teramo ammortizza bene l'urto dei rossoblu, così per la prima emozione bisogna attendere un calcio piazzato e uno svarione di Tonti che non trattiene la punizione di Corapi. Poi Pozzebon sbaglia clamorosamente il tapin, ma viene graziato dal fuorigioco segnalato a suo carico da Serra di Torino. San Domenico a metà tempo sfrutta una svirgolata di Perrotta, ma il suo destro è neutralizzato da Caidi, tra i migliori del Teramo. La risposta biancorossa è affidata al 34esimo alla diagonale comunque debole centrale di Donnarumma. Sempre il cannoniere teramano si avventa su un retropassaggio, ma viene anticipato da Zandrini. Va così agli archivi un primo tempo poco brillante. Nella ripresa è tutt'altra partita. Il Teramo pressa più alto, ma la prima palla gol è aquilana al nono. Pacilli in menta per Triarico, che però non è lucido al tiro. Speranza e Tonti gli sbarrano la strada. Risposta teramana sul capovolgimento di fronte. Donnarumma lavora un buon pallone per il taglio di La Padula che gira col destro al lato di poco. 12esimo, altra clamorosa chance biancorossa. Amadio batte subito una punizione e manda in porta La Padula. La palla buona è ancora sul destro che non è il piede giusto dell'attaccante torinese, il quale grazie a Zandrini. Fase bella della gara. Al quarto d'ora San Domenico pesca Triarico che conclude male. È l'ultima azione dell'esterno che, beccato da una parte del pubblico, lascia il campo a Carcalis. È il momento delle sostituzioni. Zavettieri rinforza la mediana con Djuric al posto di Pacilli, poi fuori un deludente Pozzebon per Perna. Vivarini sceglie Di Paolo Antonio prima e Petrella poi per Masullo e Di Matteo. 5-3-2 sulla carta più offensivo, ma è L'Aquila che vuole produrre l'ultimo colpo di reni e il match point arriva al 43esimo. Perna sorprende Perrotta, Tonti lo anticipa di testa, poi il portiere teramano è super. Prima non abbocca le finte di San Domenico, poi una volta in area salva la porta sul tiro dell'attaccante partenopeo. Cala così il sipario sullo 0-0 e la prima X dell'era Chiodi Campitelli, un segno che mancava da diversi anni. L'Aquila sembra ora fuori dai discorsi primato, ma può puntare ai playoff. Il Teramo torna dietro l'Ascoli, che però è sempre a portata di sorpasso. Grazie ad Andrea Costantini. Oggi tra l'altro c'è stata la diretta che abbiamo fatto dal Tommaso Fattori, abbiamo ascoltato anche le interviste anche durante diretta stadio realizzate dal nostro inviato all'Aquila Andrea Costantini. Aldo, alla luce delle immagini che abbiamo visto, secondo te è un punto che sta bene al Teramo, sta bene all'Aquila, sta bene solo al Teramo? C'era qualcuno che meritava di vincere? No, visto il filmato credo che il risultato di parità sia giusto.
perché hanno avuto le occasioni, la Padula ha avuto sul piede, proprio sul suo piede, quella palla da, diciamo che il risultato è giusto e premio tutte e due le squadre. Certo che è più importante per il Teramo, che l'Aquila invece oggi aveva l'obbligo di vincere, perché adesso resta staccata, perché mi pare che ci abbia adesso sì, 50 punti l'Ascoli e 48 il Teramo. Sì. Addirittura, non vorrei sbagliare, ma 38 oggi c'ha l'Aquila. Sì, 38 punti. Quindi sì. 10 punti dal Teramo, sono tanti. È vero che occuperà due partite, però deve vincere. E poi nel prossimo turno si giocherà Pisa-Ascoli, quindi insomma, indirettamente... E se Teramo dovesse battere la spalla, indirettamente un vantaggio la formazione, certo, di Vivarini lo avrà. Sarebbe bello avere una terza squadra abruzzese in Serie B, è lecito sognare. Sarebbe la prima volta nella storia del calcio abruzzese. Però a tal proposito parlavamo di allenatori, qualora l'allenatore del Pescara non dovesse essere confermato, io onestamente farei... Tu candidi Vivarini alla... Ma io ho sempre seguito Vivarini e sono... Chissà cosa ne pensa il presidente del Teramo Campitelli. Campitelli, beh, ma Campitelli e Sebastiani hanno un ottimo rapporto. Ma io terrei d'occhio anche un giocatore come la Padula. Sì, tra l'altro Donnarumma è di proprietà del Pescara. William, questo pareggio di fatto però complica il discorso primo posto dell'Aquila, perché... Sì, ho capito, però se avesse vinto l'Aquila... perlomeno avrebbero fatto ecco la classifica. Beh, se fosse arrivata la vittoria dell'Aquila, i rossoblu avrebbero fatto un piacere in più all'Ascoli. Sì. Però le distanze, effettivamente, l'Aquila, ripeto, con due partite da disputare è indietro. Però se noi volessimo assegnare i 6 punti all'Aquila per le due partite che dovrà recuperare, andrebbe a 44. L'Aquila sarebbe a 44. Sì, punti. Però tieni presente che la Reggiana deve recuperare la partita col Pisa. Col Pisa. Appunto, ci sono le condizioni per... Non solo. Oggi il risultato più sorprendente della giornata è stata la sconfitta della Reggiana con la propria Piacenza, 2-0. Ma quello è un derby di fatto, sì, quindi però, una partita un po' particolare. La Reggiana si è giocata parecchio oggi. Però siccome il gioco praticamente è espresso dalle due squadre, diciamo un gioco che alla fine il risultato di parità penso che sia comunque quello il più giusto. E poi l'Aquila avrà modo di recuperare le due partite. Però dovrà sperare, vincere e sperare nei passi falsi delle altre nelle disgrazie altrui. Per il Teramo è una partita, diciamo, difficile. Anche perché questa. Il Teramo non ha una grossa tradizione nei derby con l'Aquila, quindi il pareggio di oggi, tra l'altro in trasferta, certo, è sicuramente importante. Era una partita difficile. Difficile. Allora, il pareggio penso che sia un buon risultato. William, immagina cosa potrebbe essere l'ultima partita del campionato. Teramo-Ascoli. Se dovesse essere la partita che decide il campionato, insomma, ci sarebbe da divertirsi, ma non so fino a che punto. Allora, noi ci fermiamo per la seconda pausa, poi torneremo in studio, leggeremo i messaggi perché ne sono arrivati diversi e colpevolmente abbiamo un po' trascurato gli sms, poi andremo ad ascoltare le interviste, alcune delle interviste che ha realizzato Andrea Costantini al 91esimo, in particolare con i due allenatori Zavettieri e Vivarini. With me. Terza ed ultima parte dell'Abruzzo del pallone, un piccolo break di basket in Lega Silver, serata davvero ricca di soddisfazioni per le due formazioni abruzzesi, perché il Chieti ha superato il Legnano per 77-70, mentre Roseto è andata a vincere sul parquet di Matera per 93-85. Dunque due vittorie importanti per le nostre formazioni in Lega Silver. Noi stavamo parlando del derby giocato al Fattori fra l'Aquila e Teramo, 0-0 come detto il finale, abbiamo visto le immagini, il servizio di Andrea Costantini. Ora andiamo ad ascoltare le interviste con i due allenatori Zavettieri e Vivarini. Ma io sinceramente vedo il bicchiere mezzo pieno, per il semplice motivo che è una partita difficilissima per noi sotto tutti i punti di vista. Incontravamo una squadra che da un punto di vista psicofisico probabilmente era nel loro miglior momento, a differenza nostra che siamo in un momento di difficoltà, però bene i primi 30 minuti, la squadra si è ricompattata, e ha cercato di mettere in atto tutto quello che proviamo, è stata aggressiva, corta, compatta, ha giocato con discreta qualità.
quello che ho notato sicuramente una grande differenza di condizioni fisiche tra le due squadre. L'abbiamo pagato un po' all'inizio del secondo tempo, poi con i cambi ci siamo ricompattati e alla fine potevamo anche vincere la partita. Quindi vedo il bicchiere mezzo pieno, anche per questo discorso degli scontri diretti, non si sa mai, che comunque è il nostro vantaggio. Però, ripeto, io la classifica non la guardo. Adesso ci sono 14 partite per noi, saranno 14 finali, non è una frase fatta, perché noi non ci possiamo permettere più di sbagliare. Dobbiamo ricominciare a correre. L'ho già detto ai ragazzi, già a Lucca dobbiamo andare con lo spirito di quella squadra che eravamo appena io sono arrivato. Senta mister, alcune scelte importanti: Triarico al posto di Pedrelli, Virdis in tribuna, Perna rilanciato a partita in corso con Pozzebon nella prima punta. Come mai queste scelte? No, diciamo sono scelte chiare, sono scelte tecniche, nel senso che io ho una rosa di 24 giocatori, due giocatori per ruolo, in qualche ruolo abbiamo anche tre giocatori, io devo pensare all'Aquila Calcio, i ragazzi sanno tutti che devono farsi trovare pronti, che hanno la mia stima, la mia fiducia, questa settimana magari dà nell'occhio diciamo l'assenza nella lista gara di Virdis, che comunque per noi è un giocatore importante, magari la prossima volta potrà capitare un altro, e quindi lo spirito deve essere questo, conta l'Aquila Calcio. Da sabato prossimo al 2 di aprile avremo 9 partite in 34 giorni. Mi ha bruciato un po' la prossima domanda, che era quella, anche l'ultima: sarà un marzo di fuoco con tanti impegni ravvicinati, vi giocate tanto? Sì, ci giochiamo tutto, lo sappiamo, i ragazzi lo sanno. Voglio che tutti quanti siano pronti, siano disponibili con l'approccio giusto per dare tutto quello che hanno per la squadra, e poi alla fine di questo ciclo sicuramente avremo un'idea più precisa di quello che possiamo e dobbiamo fare. Una partita giocata bene da parte nostra, e penso che anche l'Aquila abbia fatto una buona partita, soprattutto nel primo tempo, perché ci hanno aggredito, hanno fatto un bel lavoro sulle seconde palle, si hanno abbassato come baricentro, quindi complimenti a loro. Però la mia squadra è riuscita a tenere botta, i ragazzi sono stati molto concentrati in fase difensiva, sapevamo poi che la partita la dovevamo cercare di vincere nel secondo tempo, ci abbiamo provato, abbiamo avuto le occasioni per farlo. Ci è mancato la zampata vincente, comunque va bene così. Solitamente Donnarumma e la Padula prendono gli elogi ed è giusto così, anche oggi buona partita, è mancata la zampata soprattutto alla Padula in un paio di circostanze. Sì, abbiamo avuto due occasioni importanti con la Padula, ma anche con Donnarumma mi sembra che sia scivolato proprio nel momento del tiro, Petrella poteva far gol, insomma abbiamo creato, abbiamo fatto la nostra partita fuori casa, che non è mai facile giocare, soprattutto qui all'Aquila. Quindi va bene così. Come viene fuori il Teramo dopo questa giornata che sembrava sulla carta una giornata svantaggiosa per voi? No, il Teramo non deve guardare la classifica, perché comunque noi avevamo altri obiettivi. Noi dobbiamo pensare a fare... abbiamo un altro obiettivo importante, quello di continuare a migliorarci, perché comunque oggi la cosa che posso dire che dovevamo un attimino avere più continuità nel gioco offensivo, soprattutto nella fase di sviluppo. Abbiamo perso troppi palloni, abbiamo forzato troppo il gioco in certe occasioni, mentre invece dovevamo essere più presenti e più continui nell'area di rigore avversaria. Quindi c'è da lavorare, l'obiettivo nostro è quello di affinare ancora di più questo, e soprattutto voglio continuare a far tirare fuori tutte le potenzialità dei giocatori che abbiamo a disposizione. Mi è piaciuto particolarmente Nebil Kaidi, mi è piaciuto Amadio, insomma sono due giocatori che oggi possiamo mettere in vetrina più di altri, anche se per un allenatore è sempre difficile fare un discorso sui singoli. No, mi fa piacere, diciamo, di quello che dice, perché comunque si parla sempre di la Padula, Donnarumma, che sono giocatori importanti, ed è quello che dicevo prima, noi dobbiamo cercare di evidenziare tutte le potenzialità dei giocatori che abbiamo a disposizione. Oggi sicuramente Caidi, sicuramente Amadio sono stati giocatori importanti di questa partita, come lo sono stati un pochettino tutti. Queste le interviste dei due tecnici, un altro mini break di basket, Serie B, Giulianova Fondi 7-3-6-8 per quanto riguarda il girone D, sconfitta dell'Amatori Pescara sul difficile parquet del Palermo 7-8-6-9 per la formazione siciliana, vittoria
di Vasto in casa dell'Isernia per 72-60. Allora andiamo a vedere insieme gli sms, perché ne sono arrivati diversi, non abbiamo avuto tempo e modo di leggerli in precedenza, lo facciamo adesso con una lunga carrellata di messaggi. Buonasera Teramo, oggi non pervenuto, Vivarini diceva che veniva a fare la partita per vincere, a me sembra che ha badato più a non prenderle e sul pareggio ci avrebbe messo la firma, sempre forza l'Aquila. Massimiliano, questo è un tifoso ovviamente dell'Aquila, che ha parlato di un Teramo non pervenuto, abbiamo visto le immagini, poi ognuno ovviamente valuta le partite a suo modo, il calcio è bello anche per questo. Andiamo avanti con il secondo messaggio. Contento della trasferta, contento della squadra, contento della società, comunque vada sarà un successo. Grazie ragazzi, grazie presidente, forza Teramo, questa è la risposta di un tifoso teramano che ringraziamo per essere intervenuto. Andiamo a leggere il terzo sms di questa serata. Peccato davvero, occasione sprecata, grande partita del Teramo che ha dominato in lungo ed in largo, dando specie nel secondo tempo, una vera lezione di calcio contro una squadra davvero scarsa. Come peccato, come cambiano i pareri dei tifosi, ma i tifosi sono tifosi ed è giusto. Comunque la anche... cosa vera è che sta una bella festa dello sport, non è successo niente. Infatti è vero, questo è vero, hai fatto bene a sottolinearlo, avevo fatto anch'io in apertura di trasmissione perché c'era un po' di apprensione, invece è andato tutto più che bene sul fronte dell'ordine pubblico, grazie anche alla perfetta organizzazione della questura dell'Aquila con il supporto di quella di Teramo. Andiamo avanti con un altro messaggio. Grande Teramo, grande prestazione, grande personalità e convinzione nei propri mezzi, siamo i più forti, l'Aquila fortemente ridimensionata, scrive questo tifoso del Teramo. Sicuramente la vittoria avrebbe fatto fare un passo in avanti in più alla formazione rosso-blu, che è indietro rispetto al Teramo in classifica. Sinceramente sono un po' rammaricato, con la sensazione che avremmo potuto vincere con più cattiveria davanti. In ogni caso grazie ragazzi al presidente Campitelli per quello che stiamo vivendo, con 7 partite in casa e 5 fuori, devono tremare tutti, fossi un tifoso ascolano sarei parecchio preoccupato, scrive Roberto da Teramo. E sì, anche il calendario sembra poter dare una mano al Teramo, tra l'altro oggi 16° risultato utile consecutivo per la squadra del presidente Campitelli. D'Aversa sta a sentire i mugugni dei tifosi invece di risolvere i problemi che ha la difesa da inizio campionato. Questo è un tifoso del Lanciano che tira le orecchie, se così possiamo dire, al tecnico D'Aversa, ma credo che insomma una sconfitta come quella di Bari non possa minimamente scalfire quello di buono ha fatto il Lanciano fino ad oggi. Andiamo avanti. Però col difesa, prossimo. In difesa qualche problemino ci sta. In difesa quest'anno, almeno rispetto all'anno scorso, qualche problemino c'è. Siamo alla Serie D, è passata un'altra settimana senza sapere nulla del Chieti. Oggi abbiamo perso 4-0 a Iesi e ci è andata anche bene, ma non è questo il punto. Ormai manca poco alla salvezza, è andato via anche Casapulla, direttore Giovannozzi, sarebbe ora di convocare Bellia e Costa e parlare su come stanno effettivamente le cose. Se si trattava del Pescara si sarebbero sprecati fiumi di inchiostro e fatti 30 speciali. Sono stufo di questa informazione a senso unico filo pescarese. Non è un'informazione filo pescarese, perché abbiamo parlato tanto questa sera anche del derby di Lega Pro, della Serie D lo faremo tra poco, abbiamo parlato del Lanciano, abbiamo visto le immagini. Oggi giocava il Pescara e questa vittoria comunque sul Catania è stata importante per la formazione biancazzurra. Andiamo avanti, comunque ringraziamo, ci mancherebbe, il telespettatore che ci ha scritto da Chieti. Un saluto all'ottimo Aldo Fattore e Matteo, un saluto, un tuo Matteo, estimatore. Matteo, quello che è una presa per i fondelli, quello che vedeva com'è la partita oggi del... Ah, vedi? Messaggio scherzoso, un saluto. Comunque sia, al momento del gol ha fatto, e lui l'ha visto il gol, io perché ero convinto che avesse preso la traversa. Lui evidentemente ha una vista migliore della nostra, perché anch'io lì per lì dalla tribuna stampa dell'Adriatico, dove i vetri non sono pulitissimi, ho avuto qualche indecisione nel capire subito se si trattava o meno di gol. Andiamo avanti, l'altro messaggio, un saluto ad Aldo Fattore da Roberto, suo nipote. Allora qui insomma c'è un nipote che si chiama Roberto, sì? Sì. No, perché dice Roberto... Grande tifoso del Pescara, faceva parte dei Rangers. Ah, vedi, oggi un bel secondo tempo, anche se secondo me non è ancora un Pescara che piace ai tifosi. Ci vuole qualcosa in più, un po' più di entusiasmo. Beh, oggi non c'erano tantissimi tifosi, ma quelli che c'erano si sono fatti sentire, William. Direi una grande festa anche alla fine. Come dicevo, i tifosi sono tifosi.
Tu ne parlavi prima, i fischi copiosi che sono arrivati dagli spalti nel momento della sostituzione di Melchiorri con Sansovini, poi sì, sappiamo però, tutti com'è andato. I tifosi fanno il loro mestiere, che è quello di fare il tifo. Anche perché pagano il biglietto e hanno diritto di dire loro. Hanno sempre fatto il tifo, quindi sostengono la squadra. Il problema sono quelli della tribuna in particolare, che praticamente oggi in tribuna ce n'erano tanti, tra l'altro noi eravamo sopra, sì, però io quando sono sceso a fine partita giù ho visto che c'era tantissima gente, perché con la pioggia moltissimi oggi hanno acquistato il biglietto di tribuna e hanno visto la partita. Poi la tribuna ha un difetto, che comunque, nel momento in cui quelli che stanno davanti piove a vento, vengono quella bagnati. Dei giochi del 2009 del Pescara fischiano, perché sono noi, cioè, quando noi andavamo alla terra, siamo abituati bene. Gli sportivi hanno fischiato in particolare. Beh, i fischi arrivano più dalla tribuna che sì, dalla però tuba. Noi con William, che abbiamo vissuto delle stagioni bellissime, come quando uno vai a letto sempre con una bella donna, poi vai con Tina Pica, è chiaro che, scusa il paragone, ma è chiaro che fischi. Guarda che Pescara, il tifoso pescarese ha la bocca buona, chiaro, perché abbiamo visto il calcio, Zeman, poi Galeone. Sarà primo. Dipeso anche da questo che Marino l'anno scorso su cui ha fatto diciamo poco bene però a Vicenza oggi sta facendo molto bene. Allora ci sono tantissime componenti che fanno sì che una squadra possa andare bene e un allenatore possa azzeccare un campionato. Io faccio sempre l'esempio, e tu lo ricordi bene, tutti quanti lo ricordiamo bene, Delio Rossi, che è un grande allenatore, sì, a Pescara. Dopo Galeone arrivò lui e retrocedemmo, ti ricordi, no? Quindi, come no? Però poi le stagioni con una squadra, come le partite, anche le stagioni Allegri, vengono decise Rossi, da episodi, sì, Zanini, sì. Insomma c'erano tanti giocatori, Gelsi. Comunque il pubblico Pescara si è abituato a un certo tipo di calcio e c'ha la bocca abbastanza più buona. Che buona. Allora, non so se c'è qualche altro messaggio da mandare. Sì, Teramo, sì, Sereno, sei poca cosa. Questo sarà un tifoso dell'Aquila, non credo ci siano molti dubbi. Tifoso di Renzi, pure. Onore ai vecchi giuliesi in quel di Celano, un bacio ai cugini teramani, ci rivedremo prima o poi, forza Gigli e Barfadini. E sì, oggi Giulianova ha vinto a Celano 2-0, una vittoria importante per la formazione di Francesco Giorgini. Celano ha cambiato allenatore, ma non è riuscito ad invertire la rotta. Allora io direi, se Maurizio Daguì può in regia vedere il quadro del prossimo turno in Lega Pro per vedere le partite delle nostre due formazioni, abbiamo anticipato comunque prima gli impegni, allora ci sarà Lucchese L'Aquila e poi, come dicevamo, Teramo Spal. Aldo, che turno è il prossimo? E tu dicevi e ricordavi giustamente soprattutto Pisa-Ascoli. Ma Pisa-Ascoli è l'incontro clou. Certo, che e poi per l'Aquila un esame difficile. Lucca, il Portelise di Lucca è un campo difficile. Ecco, l'Aquila lì deve assolutamente, alla luce di quello che ci sono, deve assolutamente vincere a Lucca per rimanere agganciato, altrimenti... Pisa-Ascoli, secondo te, come si può inquadrare? Prego? Pisa-Ascoli, questa partita, come si può inquadrare? Ma guarda, questa è aperta. Io... Perché l'Ascoli ultimamente in trasferta qualche problema. Ultimamente fuori casa ha perso male all'Aquila, ultimamente non sta rendendo. Io onestamente mi auguro che perda l'Ascoli a Pisa, perché in caso di una vittoria il Teramo andrebbe addirittura da solo in testa alla classifica, e sarebbe meritato, perché oggi mentre venivo qui nei vostri studi ho sentito il commento a tutta la Serie C, c'è l'allenatore del Foggia De Zerbi che ha detto che senza tema di essere smentito la squadra che gioca meglio in tutta la Serie C è proprio il Teramo. È proprio il Teramo. Allora, questo è il prossimo turno di Lega Pro. Prima di passare alla Serie D, io direi di fare un altro inciso, di aprire e chiudere un'altra parentesi. Abbiamo parlato di basket, vi abbiamo dato i risultati delle formazioni abruzzesi, Lega Silver, Serie B. Parliamo di calcio a 5 perché è terminato da poco il posticipo della giornata, 17ª giornata del massimo campionato di calcio a 5, e c'è stata una importante vittoria interna al Palarigopiano del Pescara,
che in una sfida classica, non solo del calcio a 5 ma anche del calcio, anche se di qualche stagione fa, Pescara che ha battuto la Lazio per 2-1 per i ragazzi di Fulvio Colini, le reti di Salas e Canal per la Lazio Paulinho. Pescara che nel turno precedente aveva espugnato il campo della Luparense, con questa vittoria fa un bel passo avanti in classifica. Ieri c'era stato invece il pareggio a Ferrara dell'Acqua e Sapone con il Caos Futsal, dunque una vittoria importante per il Pescara, un pareggio per l'Acqua e Sapone. Vediamo anche la classifica: Pescara 22 punti, Acqua e Sapone 21, sono un po' indietro le nostre formazioni. In testa alla classifica c'è la coppia Luparense-Asti con 29 punti, poi il Pescara con 22 e l'Acqua e Sapone con 21. Torniamo al calcio, alla Serie D, prima di andare a vedere il servizio che riguarda il pareggio fra San Nicolò e Vispesaro, chiedo subito ad Aldo Fattore questo girone F che parla sempre più marchigiano, tutte le squadre marchigiane sono nei primi posti, nei primi sei posti, ci sono cinque formazioni marchigiane e solo il Campobasso. Quello che mi fa piacere, io ho vissuto nelle Marche prima di venire qui, vedere la Maceratese in testa alla classifica. Tu pensa che l'ultimo anno che la Maceratese ha fatto un grande campionato aveva allenatore Tony Giammarinaro e come capocannoniere Bruno Nobili. Da allora poi ha avuto... L'ha allenato anche la Maceratese Bruno Nobili. Come? E quest'anno la Maceratese non era partita veramente come la favorita numero uno per la vittoria. Sì, ma aveva fatto anche una buona campagna acquisti e io veramente sono contento perché a Macerata c'è una grande fame di calcio e vincendo il campionato tornerà dopo tantissimi anni in C1. E quindi per Macerata sarà veramente un grande avvenimento. Beh, guardando la classifica, 8 punti di vantaggio sul Fano, sono tanti, ma... Mi voglio augurare, dato che a noi tutti abruzzesi, diciamo, io ormai mi considero abruzzese, ci manca tanto il Giulianova, mi voglio augurare che, sì, che la società, che Ettore Gomme, i Massi, avevo letto l'imprenditore di Ettore, sì, Massi, sì, che si possa avvicinare a Giulianova e faccia in maniera che Giulianova torni ai fasti di un tempo. Perché... Beh, io pure spero che Giulianova faccia bene, in particolare perché amo, chiaramente fra virgolette, Francesco Giorgini, che oltre ad essere un grande allenatore è un grande uomo, è un grande persona, sì, che abbiamo avuto ospite quest'anno in un paio di nostre trasmissioni sia qui all'Abruzzo del Pallone che a Pro e Contro. Allora è pronto, a proposito, scusate il gioco di parole, il servizio su San Nicolò Vispesaro, 1-1 il risultato finale, mezzo passo falso casalingo per la formazione di Massimo Epifani. Il San Nicolò non va oltre il pari al Bonolis contro la Cenerentola Vispesaro, che a sua volta con il punto strappato in terra prutina lascia l'ultimo posto nuovamente al Celano, battuto a domicilio. Una partita che aumenta la lunga sequela di rimpianti stagionali della squadra di Epifani, anche se la prestazione sannicolese non è stata particolarmente eccelsa. Squalificato Micolucci, c'è De Santis in difesa, solo panchina per gli acciaccati Iaboni e Mbogi, Valim, Moretti e Chiacchiarelli a sostegno di Bartolini. Nella Vispesaro il neotecnico Ceccarini lascia in panchina Zanigni ed Evacuo e si affida in avanti a De Iulis e alle scorribande di Bugaro. La cronaca al sesto ci prova Chiacchiarelli dal limite, palla di un niente sul fondo. Al 22esimo ghiotta occasione per il Vissino Rossoni, che riceve un cross da sinistra e calcia all'altezza del dischetto, palla svirgolata che finisce sul fondo. 24esimo ancora San Nicolò con un colpo di testa di Bartolini fuori. Alla mezz'ora occasionissima per la squadra di casa, Moretti crossa dalla destra, imperioso lo stacco di Bartolini, ma la traversa dice no. Al 34esimo Bugaro una buona occasione sotto porta, ma deve fare i conti con il Digifico. 38esimo primo cambio forzato per il San Nicolò, Bartolini subisce un pestone e deve lasciare il campo a Iaboni. 43esimo Valim dal limite con la palla che sfiora il palo alla sinistra di Teodorani. Il San Nicolò riprende i suoi assalti nella ripresa, sfiora l'Eurogol Chiacchiarelli, cross di Moretti e botta al volo dell'esterno sannicolese, fuori. Ci prova dalla distanza Iaboni al quinto minuto, palla alta di poco. All'ottavo Moretti si invola verso l'area avversaria, ma Teodorani è attento. All'undicesimo il vantaggio meritato per la squadra di casa, spiovente dalla sinistra, tocco di Iaboni che smarca Moretti e il numero 10 biancazzurro a tu per tu con Teodorani non perdona. 1-0 e terza rete stagionale per l'attaccante di casa.
ma dopo 8 minuti la doccia fredda con il pareggio della Vispesaro. De Julis entra in area, contatto con Gabrielli, per l'arbitro è calcio di rigore dagli 11 metri, Bugaro con il sinistro spiazza Di Gifico, 1-1. Al 21esimo Moretti ben servito entra in area e viene steso, ma per l'arbitro non è calcio di rigore, anzi ammonisce per simulazione l'attaccante di casa. E dopo altri 8 minuti doccia gelata per il San Nicolò con Lino Petrogno che incassa il secondo giallo di giornata e viene mandato anzitempo sotto la doccia. La gara non regala altri sussulti e così va agli archivi sull'1-1. Secondo me è un risultato importantissimo perché ci permette anche di cominciare una serie che speriamo sia positiva. Ho visto una Vispesaro abbastanza aggressiva, abbastanza in palla, forse ho visto San Nicola Matteli che mi è sembrato che abbia giocato un pochino di più. Oggi noi siamo stati bravi ad andare ad attaccarli e siamo riusciti a fare una discreta partita, anche proponendoci delle volte in fase offensiva con dei traversoni che ancora facciamo fatica a chiudere. Però è importante che ci siamo arrivati più volte. Ma sono arrabbiato perché sapevo che questa partita era difficile, è una squadra che ti fa giocare male, e poi una squadra quando lotta per salvarsi sono squadre pericolosissime da incontrare, però credo che la squadra anche oggi ha creato le sue palle gol. E poi se devo parlare dell'arbitro oggi potrei dire cose che non posso dire. L'avete visto tutti, penso che l'arbitraggio è stato un pochettino a sfavore nostro, perché oggi per l'ennesima volta credo che c'è un rigore non clamoroso ma di più, ma l'andamento della partita, ogni piccolo fallo era sempre il contrario, fischiava, c'erano delle ammunizioni per loro, non l'ha mai fatte, quindi credo che sono dispiaciuto perché lavoriamo dalla mattina alla sera. E credo che questa squadra si sta dando veramente grandi risposte, sta facendo un grande campionato e forse delle volte non è soltanto colpa nostra quando magari portiamo a casa un pareggio, quando oggi la squadra doveva vincere perché meritava di vincere. Qualche perplessità sull'arbitraggio oggi a San Nicolò, a Teramo, al Guido Bonolis, avete visto le immagini, ognuno può giudicare. E sulla panchina della Vispesaro c'è una vecchia conoscenza del calcio abruzzese e anche di Aldo Fattore. Vogliamo spiegare? Sì, siamo stati insieme a Roseto, l'ho trovato molto imbiancato, altro nel tempo. Ceccarini, allenatore della Ceccarini. Vispesaro, che ha portato la Rosetana in C2. Siamo arrivati con lui l'ultima partita a Tolentino, pareggiamo con Arancia all'ultimo minuto e siamo andati in C2. L'ho trovato imbiancato, con gli occhiali, ma d'altronde il tempo è questo. Carattere di questo allenatore? Ma non era estremamente lineare, perché sai quelle persone... Era un morale, diciamo. Erano quelle persone che davanti dicono una cosa e dietro ne dicono un'altra, però... Stanno sempre con... Avete avuto qualche dissidio lì? Sai, quelle persone che comunque galleggiano, quindi... Sì, perché stanno, diciamo... William, parlando di Serie D, insomma... Ci sono tante piazze importanti, tu prima parlavi di Giulianova, Chieti, anche il Celano che per tanti anni ha giocato in Lega Pro. Queste squadre, queste società, insomma, che stanno attraversando un periodo non facile, è un po', sta diventando purtroppo una costante nelle ultime stagioni, questo non è un bel segnale. Paolo, le difficoltà nel calcio sono innumerevoli, per cui io sono sempre del parere che io non sono filosocietario, però mi sento in dovere di ringraziare sempre quelli che gestiscono il calcio, perché il calcio non è un affare, dovrebbe essere uno sport, ma non è un affare colossale, però diciamo se non hai il tuo ritorno... Ti chiedo 20 secondi un parere, un giudizio sulla querelle di Chieti, Bellia, tifosi del Chieti. Ma guarda, io credo che sia... una querelle ingiustificata, perché tutto sommato credo che non ci siano le ragioni per avere tutto questo diciamo tutta questa confusione, questi malumori, per cui credo che le cose debbano essere diciamo riflettute al massimo prima di creare certe situazioni.
Aldo, 30 secondi anche a te sulla situazione di Chieti. Tu sei stato anche a Chieti, a me dispiace dirigente. Questa situazione, però i tifosi devono capire che le persone che comunque fanno i sacrifici come Bellia e Walter Costa vanno rispettati, perché altrimenti succede quello che è successo tanti anni fa a Giulianova. Giulianova aveva un grande presidente, Alessandro Quartiglia. A un certo punto i tifosi hanno deciso di contestarlo. Quartiglia è andato via. E Quartiglia ha lasciato il Giulianova. Sì, ma vedi Aldo, il problema è sempre quello, che praticamente chi si prende questa gatta da pelare, che è il calcio, è ovvio che lo fa non per passione, proprio una grandissima passione, lo fa anche avendo dei calcoli, facendo dei calcoli per avere un ritorno d'immagine, certo. In particolare qualcosa di... Io credo che bisogna essere grati a questi che gestiscono... Tifoso del Chiesa. Chieti prima nell'SMS chiedeva al direttore Alfredo Giovannozzi di organizzare, di mettere su, perché no, un faccia a faccia tra il presidente Bellia e il vice Costa e probabilmente qualche tifoso, comunque qualche addetto ai lavori. Vedremo se si potrà fare in seguito. Certo è che si è creata una frattura in questo momento difficilmente sanabile fra Paolo, i tifosi del Chieti e la società. Paolo, io credo che allora, il sollecito da parte della società, dei tifosi nei riguardi di una società di calcio sicuramente è giusto che ci sia, però bisogna anche capire che gestire una società di calcio oggi come oggi è difficilissimo. Quindi io faccio l'esempio del Pescara, no? Io sono grato, lo dico, l'ho sempre detto, a Sebastiani, perché Sebastiani ci ha salvato due volte, la prima volta con Peppe De Cecco e gli altri imprenditori, la seconda volta quando minacciò le dimissioni perché le cose stavano degenerando e magari ci si indebitava talmente tanto per cui poi chi scappava a destra, chi scappava. Invece lui è stato il metronomo di questa diciamo situazione economica del Pescara in particolare, sì. E ha fatto, è ovvio che poi gli errori li fanno tutti, solo no? Chi non fa e nulla, quando si dice errori. Ha venduto Maniero 5 più poi ha incassato 2 milioni di euro, sì, ma quanto costa una società, il giovanile, quanto costa una stagione in Serie B, perciò, direi appunto, oltre 10 milioni di euro, probabilmente qualcosa in più. Ma io credo che non sia compito nostro stare a fare i conti in tasca alla società, no, assolutamente. Credo che invece sia una critica costruttiva, sia giusta, ma arrivare addirittura a preferire l'eccellenza alla Serie B perché c'è un personaggio come magari in questo caso Sebastiani che non ti piace, ma lasciamo perdere, non esiste. La squadra deve essere tenuta in Serie B. È ovvio che poi mica si può vincere sempre. Sono tre anni purtroppo. Che magari stiamo assistendo a campionati un pochino certo, sicuramente la Serie A, vabbè, quella. Però oggi, tornando all'attualità, oggi è arrivata questa vittoria importante, meritata, che speriamo possa rappresentare la svolta del campionato del Pescara, perché mancano 15 partite, 45 punti in palio, insomma un'eternità per Pescara non cercare ha il piazzamento ben play-off. Precisa, non ha un'identità ben precisa purtroppo, ecco. E quindi è capace di fare di tutto, di perdere contro il Latina e di vincere questa partita. Bisogna vivere la giornata con un impegno straordinario, bravissimi sono stati, bravissimi, e allora un plauso. Però quando giocano male, i fischi le critiche ci sono. Bene, siamo in conclusione. Volevo solo, sì, visto che ci parlavo di Chieti, colgo l'occasione, perché non lo sento da tanto tempo, di mandare un saluto ad Antonio Buccilli. Eh sì, noi ci associamo a Antonio Buccilli, che è stato presidente del Chieti, lo ricordiamo, in stagioni importanti per il calcio neroverde. Siamo giunti al termine, prima dei saluti un risultato di volley in Serie A2, continua il momento positivo della Sieco Ortona Volley, che è passata per 3-1 sul parquet dell'Aurispa Alessano, ultima in classifica. Questi parziali 23-25, 25-21, 19-25, 18-25. Ortona in testa alla classifica con 41 punti, una lunghezza dietro
il Sora con 40. Siamo giunti al termine, io ringrazio e saluto William Carosella. Buonasera. Grazie William, ringrazio e saluto ovviamente Aldo Fattore. Io ringrazio te, alla prossima. Ci rivedremo alle prossime, sicuramente in una delle prossime puntate dell'Abruzzo del Pallone. Grazie a voi per averci seguito, per i tanti messaggi che ci avete mandato anche questa sera. Non abbiamo fatto in tempo a leggerli tutti, ma quella di oggi è stata una giornata importante, come avete potuto vedere, con le partite Pescara-Catania e soprattutto il derby d'Abruzzo, L'Aquila-Teramo. Grazie per averci seguito, appuntamento a domenica prossima con l'Abruzzo del Pallone.